Nicola, partirei con una domanda generica su questo festival, su SPAM, Corrà di Ceppi per il secondo anno, un luogo di relazioni e, come dire, l'occasione per rivedere e ascoltare colleghi, ma anche compagni di viaggio. Importantissimo, è una delle più belle iniziative che l'Ordine degli Architetti di Roma ha portato avanti, diciamo, in questi ultimi due anni, cioè nel senso che è cominciato lo scorso anno e quest'anno è l'anno del rafforzamento in un momento molto particolare, sì, in un momento in cui appunto ci deve essere un rallentamento. Ecco, infatti il tema è bisogni, needs, non a caso. Appunto, bisogna riniziare a spammare l'architettura. L'architettura non è altro che ciò che ci coinvolge ogni giorno in tutto quello che noi facciamo, quindi certo, dall'esterno all'interno, quindi gli spazi, tutto quello che noi vediamo qui intorno è architettura. Quindi pensare bene all'architettura, ma soprattutto divulgare l'architettura. Ecco, io quello che proporrei è che questo SPAM sì, è diciamo un punto di ritrovo per architetti e per tutti coloro che lavorano nell'architettura, ma che sia anche un momento di coinvolgimento per chi vede lontana ancora questa parola e questo senso dell'architettura. Un momento di divulgazione, come quindi è stato detto da tuoi amici, ed è giusto così, non mi puoi che trovare d'accordo, avendo sì lavorato tanti anni sulla divulgazione. Un tema che è un po' sotto indagine in questo momento è quello dell'outdoor, che non è solo il terrazzo e il balcone, ma anche il luogo della città dove ci sono le relazioni, dove si attende un mezzo, dove in realtà c'è necessità assoluta di progetto. Allora, siccome tu sei persona attenta al progetto, ti chiederei un tuo parere, un tuo punto di vista sul progetto dell'outdoor in genere. Ma è come in questo momento, diciamo, è un tema attuale l'outdoor. Lo abbiamo capito in un momento in cui siamo stati privati della libertà. Certo. E quindi la libertà di azione, la libertà di uscire, e quindi quanto è importante vivere diciamo a livello sociale. Tra le altre cose, in un momento storico in cui si parla di distanziamento sociale, certo, in cui è errata la terminologia, anche l'Accademia della Crusca lo dice, che certo, è errata questa terminologia, perché distanziamento sociale è un termine che è poco adatto, dovremmo parlare di distanziamento personale, non sociale, che certo raccoglie diciamo il sociale. Quindi c'era anche, chi scherzava sul confine di un metro, di avvicinamento a un metro sociale. Ma infatti, voglio dire, in Francia o in altri paesi parlano di confinamento, sì. Quindi non di distanziamento sociale, non di lockdown. Noi invece qui siamo un po' abituati a utilizzare anche termini anglosassoni, derivazione anglosassone. Se dovessi farti una domanda invece proprio diretta sulla tua idea che ti sei fatto nella progettazione degli esterni, che spesso erano di conseguenza, ma in realtà adesso devono essere anche, come dire, coesi al progetto generico, mi riferisco alla residenza e non solo. Ma anche nel commerciale, cioè se prima uno spazio commerciale, parlo di ristorazione, parlo di bar, parlo di luoghi di incontro e soprattutto di luoghi appunto anche dedicati alla convivialità, ecco, in questi spazi è importantissimo oggi come oggi avere dei terrazzi, avere degli spazi esterni, allestirli, perché è quello che si cerca nel momento in cui si fruisce di quello spazio, di quel genere di situazione. Ma anche per quanto riguarda i luoghi pubblici c'è un'attenzione maggiore, cioè in questo momento devo dire che nonostante le leggi siano pro residenziale 110%, ecco non sto qui ad affrontare la tematica, comunque è rallentato per quanto riguarda il mio studio il lavoro per quanto riguarda il residenziale, sto lavorando con il pubblico. Sto lavorando con il pubblico, quindi con comuni, su progetti, diciamo, preliminari, definitivi, di situazioni all'aperto. Quindi, non so, di una situazione sportiva sul litorale di Roma, che è un agglomerato di centri sportivi, a cominciare dalla pista di atletica, al padel, al campo di bocce o quant'altro. Quindi in un momento in cui si parla di distanziamento sociale, stiamo progettando qualcosa che in realtà faccia un po' ritornare, non appena questa, la relazione sportiva, cioè la relazione interpersonale, certo, perché è importantissimo, ecco, per tutti noi. We'll be right back.